Ci troviamo all'Ipse Primo Levi di Parma, istituto che non gode di una buona fama nell'immaginario della città, perché considerata a torto una scuola dove non si studia, ci si droga e si fanno risse. L'Ipsia è anche la scuola del territorio con il maggior numero di studenti stranieri che vengono da tutte le parti del mondo. Qui si parlano almeno 27 lingue diverse e questo crea qualche problema, ma può diventare anche una grande opportunità. Noi studentesse della classe terza del settore moda abbiamo scelto di frequentare questa scuola per la buona impressione che ci hanno fatto le giornate di orientamento, a volte dovendo convincere i nostri genitori, un po' spaventati da quello che si dice. Il nostro corso di studi ci piace, anche se ci sono molti aspetti critici, sia per quanto riguarda le materie di studio, sia per quanto riguarda la struttura scolastica, che presenta molti ambienti degradati ed arredi molto spesso in condizioni indecenti. Vogliamo documentare la situazione, non per confermare la brutta immagine della nostra scuola, ma per far partecipi le istituzioni cittadine delle nostre necessità, perché siamo convinte che stare bene a scuola ed imparare ad avere delle buone relazioni con gli altri dipenda anche dall'ambiente in cui ci si trova a lavorare. Abbiamo chiesto ad alcuni docenti e studenti di raccontarci i cambiamenti che questo istituto ha subito nella sua lunga storia, le loro aspettative, le loro idee per migliorarlo, concentrandoci in particolare sui luoghi dell'ex mensa, un tempo luogo di ristoro che creava occasioni di aggregazione e condivisione, oggi locale, tutto fare, anonimo e senza identità. Chiediamo al vicepreside Massimo Barezzi, che insegna in questo istituto dal 1983, come era utilizzato il locale ex mensa in passato. Io ricordo alla fine degli anni 80, una mensa era il luogo dove ci andavano centinaia e centinaia di studenti a prendere il primo, il secondo, quindi era veramente una mensa nel vero senso della parola. Poi gli usi, i costumi sono cambiati. La mensa stessa allora si trasformò in una specie di, non dico McDonald's, ma qualcosa di simile, e poi alla fine i ragazzi preferivano il panino piuttosto che uscire in quella mezz'oretta, tre quarti d'ora magari al freddo, per andare a prendersi il panino al bar. Mi chiamo Andrea e vengo dalla Romania. Mi chiamo Johnny e vengo da Santo Domingo. Pensi che la mensa e la palestra siano bei locali che vengono utilizzati bene? Come locali vanno più che bene, più che altro è che non vengono utilizzati nel modo più opportuno. Per esempio, piuttosto che farci, non so, nella mensa i film, io preferirei farci da altro, come, non so, un posto in cui sedersi, mangiare qualcosa o bere, o farci tipo, non so, come gli anni scorsi, come ricordo che sono stati, fatto la festa techno e quello lì è stato un buon uso. E io in palestra non farei niente, ma in una mensa metterei tipo un bar o un luogo dove tutti gli alunni ci possiamo ritrovare a fare una festa o qualcosa. Io faccio una domanda io a questo che mi insegno qua. Allora, quando io venivo qua a scuola, che avevo la vostra età, c'era la mensa, c'era proprio il ristorante, quindi c'erano tutti i primo, secondi piatti caldi. Era organizzato in modo molto strutturato, ma anche le ore di lezione erano molto diverse rispetto ad adesso. Se ci fosse adesso una mensa a scuola, voi la sfruttereste? Sì. La sfruttereste al 100%? Basterebbe anche solo una zona fatta bene, tipo bar, un bel bar carino, con magari qualche, anche, non so, che posso anche andare a mangiare un po' di frutta? Sì, anche perché hai più tempo per mangiare, per fare, perché comunque dopo la scuola c'è chi esce da scuola e va a prendersi il panino da qualche altra parte, invece se ce l'abbiamo qua direttamente a scuola ce l'abbiamo già sotto i piedi praticamente. Io sono convinta di una cosa, se ai ragazzi gli dai degli spazi belli, nuovi, e in ordine, li tengo in ordine. Se le persone vivono in un ambiente di degrado, hanno meno cura. È vero. Io sono convinta di questo. La scuola che vorrei. Può esistere davvero la scuola che vorrei. Entrando a scuola mi piacerebbe vedere un ambiente sereno e accogliente che mi faccia sentire a mio agio. Un ambiente in cui la parola bullismo non esista davvero più. Desidero infatti una scuola dove tutti siano uguali e liberi di esprimersi senza timore, perché ogni persona deve e ha il diritto di essere istruita nonostante le proprie difficoltà.